Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video di Scacchi, parleremo di una partita che risale al 1977 quando il piccolo Garry Kasparov era già un astro nascente nell'Unione Sovietica e affrontava in questo match di allenamento un proprio compare, tal Elmar Magherramov anche se un giocatore che poi è divenuto grande maestro, comunque certo non di infimo livello e soprattutto aveva qualche anno in più di gherry e sicuramente un po' più di esperienza. Ma sarà sufficiente questa cosa per tenere sotto controllo il piccolo orco di Baku 14enne? In questa partita Magavranov gioca con il bianco e Kasparov con il nero. Si inizia con gli equini che escono subito dalle scuderie e si rientra però... Dopo questa pseudo apertura a reti in un gambetto di donna semplicemente per trasposizione di mosse. Ok, quindi preludio eventualmente di una difesa ortodossa con il nero che difende il pedone centrale con il pedone e. Si prosegue con cavallo C3, quindi rinforzo dell'attacco e sviluppo completo delle scuderie bianche. E qui di solito per avere una struttura più solida il nero si può rifugiare nella semislava con questo cuneo di pedoni. In partita Kasparov decide di giocare alfiere E7, quindi mossa propedeutica soprattutto a porre il re al sicuro, cosa che poi permetterebbe di continuare l'attacco. Difatti questa manovra tende subito a rintuzzare la possibilità che ha il bianco di togliersi l'alfiere campo oscuro dalla linea pedonale e poi aprirla con la spinta E3 per liberare anche l'altro alfiere. Difatti questo è proprio quello che succede in questa variante con alfiere G5, l'alfiere viene portato fuori, qualora il cavallo si sposti, Agilmente potrà essere cambiato, però questo alfiere ora è anche sottoposto a minacce, come per esempio la spinta H6. Quindi ehm, il nero guadagna un tempo sull'alfiere. Questa potrebbe essere una piccola debolezza per la struttura pedonale a difesa del Re Nero, ma alla lunga magari eh, lascia pure l'opportunità di avere una casa di fuga per il Re dopo rocco, Quindi per il momento non desta troppe preoccupazioni, soprattutto si fa rimuovere un'altra volta l'alfiere. Sicuramente la probabilità che Alfiere potesse venire cambiato sul cavallo non era una cosa che avrebbe fatto storcere il naso al nero, perché avrebbe la coppia degli alfieri più lo sviluppo dell'alfiere campo oscuro in F6. Comunque, Casparo varrocca, quindi mettere al sicuro e Magherrano ovviamente, dopo aver perso questi tempi con l'alfiere, sfrutta il momento per poter cominciare a liberare pure l'altro. Quindi è riuscito a portare fuori l'alfiere dalla catena pedonale e ora può sguinzagliare pure l'altro quindi in qualche modo una certa compensazione ok ora il problema per il nero è sicuramente sviluppare questa alfiere eh, l'idea di poterlo porlo in d7 oltre a essere piuttosto lenta perché poi necessiterebbe ulteriormente di altre mosse per porlo in una posizione finale questa alfiere eh, lascia anche il problema del pedone d5 che al momento è praticamente in presa ora non si può prendere subito ma il bianco può schiantare l'alfiere su, su F6 per togliere un difensore, dopodiché, effettivamente C per D e questo pedone è difeso soltanto da un pedone nero. Non ci sono problemi a lasciare per un attimo il cavallo qui esposto, anche perché può darsi sull'alfiere con scacco. Quindi mh, attacchi di scoperta: qui il nero non ne ha che regano. Il bianco regge quindi il pedone di vantaggio. L'idea quindi di Kasparov è giocare B6 per poter eventualmente fianchettare opporre in A6, sia per insomma, attaccare in qualche modo l'alfiere Campochiaro, o soprattutto per potersi mettere su questa grande diagonale che si potrebbe per esempio aprire da un momento all'altro quando le pedoni centrali venissero cambiati. Quindi strategia ottimale direi. Donna B3, mossa che attacca... In parte di 5, quindi si prepara già il bianco a fronteggiare il fianchettamento dell'alfiere che avviene immediatamente dopo. Ok, quindi al momento è tutto un gioco di lotta sul pedone di 5, il bianco ha tre attacchi, il nero a tre difese, per ora il pedone regge. Però, cosa si inventa qui? Eh, Mageranov usa. Un, una manovra tattica per riuscire a bloccare in qualche modo l'alfiere campo che è del bianco. Per prima cosa eh, cambia l'alfiere sul cavallo. Questo cede la coppia degli alfieri al nero. però allenta le difese sul più di 5, come avevamo visto nell'altra variante. Casper, ovviamente, riprende l'alfiere E ora il punto è che dopo C per D, il nero dovrà ricatturare di pedone o d'alfiere. In ogni caso, se cattura un pedone come in partita, per esempio. L'alfiere ora comincia a mangiare la polvere perché questo pedone gli blocca la strada di questo poderoso attacco che poteva far partire. Quindi dal punto di vista strategico il bianco ha perso la coppia degli alfieri, concedendola quindi al nero, però d'altra parte è riuscito a bloccare l'influenza dell'alfiere Campochiaro, quindi direi che Pogge e Buca potrebbe anche far pari. E tra l'altro ora il nero si ritrova con questo pedone C7 arretrato che non è detto sia facile da sostenere. Tuttavia, per come sta messa la posizione al momento, il grosso problema del bianco è questo re ancora al centro. La colonna E potrebbe essere aperta improvvisamente e il re si potrebbe trovare veramente nei guai. Quindi la prima preoccupazione è sicuramente quella di mettere il re al sicuro. Non è detto si possa fare così facilmente in modo diretto perché il nero qui effettivamente minaccia subito la spinta in, in C5 cercando di aprire in tutti i modi il centro. Quindi la cosa che viene giocata da Magherranov è torre di 1, giusto per scoraggiare questa manovra, visto che se il pedone bianco è concesso ehm, di prendere il pedone C5 del nero, poi la torre va a respirare e attaccare anche la GX, la donna avversaria. quindi... A quel punto il pedone D potrebbe effettivamente divenire una, una debolezza per il nero. D'altra parte, l'altra idea che poteva essere quella viceversa di occupare eh, la colonna C. In realtà è troppo lenta perché c'è di mezzo il cavallo. Quindi, lo può comunque spingere C5 e dopo di per C'è la spinta di 4. Come previsto, la struttura centrale del bianco comincia a crollare. E questi cavalli sono in pericolo, ma soprattutto si sta per aprire la colonna E. Tra l'altro, dal bianco non può sottrarsi alla minaccia su questo cavallo c3 da parte del pedone eh, diventa un pochino difficile da gestire per esempio se si prende con il cavallo d4 segue il ferro per d4 e si apre la colonna se viene preso di pedone la colonna si apre viceversa direttamente quindi peggio che mai altre alternative potrebbero essere viceversa quella di portare ora la torre su D1 per inchiodare il pedone sulla donna, però ovviamente questo implica che il precedente spostamento della torre in C1 è stata una perdita di tempo. Ecco perché effettivamente Magherano ha deciso di portare immediatamente la torre su D1, prevenire meglio che curare. Però ha davanti Kasparov, quindi ehm, non è certo uno che si fa spaventare da queste puerili mosse preventive, Cosidetti di profilassi e spinge comunque in C5. E qual è il problema di questa mossa? È che ora effettivamente il bianco può prendere con un po' più di tranquillità anche perché va ad attaccare molteplicemente il pedone di 5, che effettivamente è in presa. in pratica, il nero ha appena ceduto un pedone come fosse un gambetto. Ok. Cosa comporta questo? Però che ora Chiaramente il nero non si limiterà a catturare i pedoni, ma deve sfruttare l'occasione per portare un attacco e la sfrutta addirittura con cavallo D7 che blocca ulteriormente difese sul pedone D5. Tuttavia ora questo cavallo si avventa sul pedone C5, molto pericoloso, anche perché con questa mossa guadagna un tempo andando a minacciare la donna. Quindi se qui per esempio il bianco provasse a papparsi il pedone, seguirebbe Cavallo per C5 aumenta sia gli attacchi sul cavallo che va a attaccare la donna che ora si sì deve rimanere in difesa del cavallo altrimenti il banco perde il pezzo. Dona C4 torre C8 continua a montare il nero pezzi sull'attacco minacciando eventuali scoperte sulla donna per cui cavallo per F6 meglio togliere il cavallo di mezzo prima sia essere a toppotare. Dona per F6 con attacco su questo pedone. donna D4 lo blocca però ora che la donna nera si riposiziona in E7 è pronto a dare un altro colpo strategico portando la torre su d 8, guadagnando altri tempi. E il Re Bianco notate è ancora lì: bel bello nel mezzo del nulla, quindi, chiaramente, ci sono da gestire troppi grattacapi in una posizione del genere. Ecco perché Mherranov invece che eh, cercare di eh, salvare il materiale, decide di buttarlo in pasta all'avversario che creare opzioni di contrattacco. Per esempio, questa C6 che attacca doppio alfere e cavallo, costringe quindi Kasparov a ricatturare e fornisce l'opportunità di giocare cavallo di 4 Strategicamente quindi il bianco ha restituito il pedone che aveva appena preso in gambetto, però per guadagnare un tempo su alfere. e sembra che la posizione sia nuovamente volta in suo favore, visto che nuovamente ora il pedone di 5 è isolato, quindi ancora debole, in più è bloccato dal cavallo. Quindi tutto fa pensare che le cose possono andare veramente bene per il bianco però davanti a Kasparov che non si fa intimidire nonostante effettivamente abbia da gestire questa minaccia sull'alfiere che al momento è in presa, però cosa fa? Eh, prova a fare una strambata. Gioca alfiere per D4. Ok. Questa è una mossa che effettivamente toglie la minaccia, quindi una preoccupazione in meno. D'altra parte, questo Alfere però poteva effettivamente far comodo, essendo parte della coppia degli alfieri, viene lasciato così in pasta all'avversario. Ora, ovviamente se il bianco riprende il pedone, oltre a crearsi questo pedone eh, isolato, a chiudere le possibilità del proprio attacco sul pedone di 5, si apre pure la colonna sul re, e corre al centro. Quindi direi che è proprio fuori discussione, è costretto a giocarci la torre, cosa che a prima vista sembra ancora molto soddisfacente per il bianco, visto che continua il mega attacco su questo pedone. Però una volta che l'alfiere campocale è al sicuro, ora Kasparov può giocare cavallo C5. Guarda un tempo sulla donna, chiaramente non può prendere questo pedone altrimenti la perde, quindi la deve spostare e la deve togliere pure dall'attacco di questo pedone di per il momento. L'unica opzione è quella di porla in D1. L'attacco rimane. Però questo cavallo ha appena iniziato il suo giro, ora passa da E6, attacca pure la torre, idem con patate la torre non si può dare sul pedone perché sì, si guadagna una, una qualità, sì, scusate, il bianco perde una qualità per un pedone e allo stesso tempo non risolve i problemi del proprio re, quindi dopo questa mossa per esempio torre C8 il nero continua a svilupparsi strategicamente in modo impeccabile, il bianco ancora da risolvere questo problema. Del proprio re Quindi la torre viene ritirata in D2 Sotto la minaccia del cavallo E il problema è che ora Il nero ha praticamente invertito La, la posizione Ha tolto il blocco da davanti al pelone nero E ora lo può addirittura spingere Con attacco sul cavallo Ora effettivamente questo pelone Sembra in presa Però se il bianco lo vuole prendere Come effettivamente fa Purtroppo si apre la colonna diretta sul suo re L'altra alternativa poteva essere viceversa, spostare il cavallo, quindi non accettare il pedone donato in questo caso, però allo stesso modo non è che risolve grossi problemi, visto che è una mossa difensiva che riporta i pezzi indietro, e il nero può continuare a svilupparsi, per esempio, donna E7 con l'idea di poter occupare la colonna D con le torri. Ora effettivamente il pedone può essere preso, però dopo il cambio, torre per D4, torre F di 8. Il nero comunque contesta la colonna D al, al bianco e continua soprattutto dopo la spinta del pedone D, a avere questo potentissimo alfiere campo chiaro che minaccia G2, quindi in qualche modo blocca completamente l'arrocco corto del bianco. L'alfiere campo chiaro è costretto a rimanere in difesa del pedone. Non si può sbloccare facilmente questa situazione. Ok, che fare, magari perdere un tempo il bianco. Il nero ha ancora mosse per guadagnare posizioni. Strategiche con torre, per esempio a c8. B4: eh, a questo punto si può anche cambiare perché dopo che donna per b4 riprende c'è alfiere a4 e ne lo può passare, per esempio, al contrattacco anche infiltrandosi con la torre. Quindi, sicuramente a posizione non ottimale da gestire per un Magerranov che sta subendo un attacco arrembante. Ok, cosa ha giocato però in realtà? Ha giocato proprio E per D4, diciamo vabbè prendiamoci sto pedone, tra l'altro su una colonna aperta, quindi pedone passato, non ha pedoni che lo possono eh, fermare. Si minaccia pure il doppio, chissà che non succeda niente di buono, il fatto però che ora Kasparov può giocare torre 8 minaccia una scoperta, quindi questo attacco non serve veramente a niente, anzi si favorisce. Le contromisure del nero che può passare dando scacco all'attacco per cui viene scelta la via di F3 che a prima vista potrebbe essere il miglior modo per togliersi i problemi di questa alfiere campo chiaro impertinente del nero. Stava attaccando G2 bene, gli mettiamo il pedone in F3, lo blocchiamo Inoltre diamo una via di fuga al re e eventualmente quindi ora possiamo anche avere l'opportunità di spostare l'alfere in E2 qualora fosse necessario. E in realtà però l'attacco di Kasparov non si ferma ancora e decide di sacrificare altro materiale. Gioca alfere per F3, quindi ancora viene dato via materiale con lo scopo semplicemente di distruggere completamente le difese del re. Cosa, cosa serve questa mossa? Ovviamente eh, va ripreso. Se si riprende di donna semplicemente cavallo G5 scacco e la donna poi viene persa su, con questa scoperta. Quindi forzato G per F3 a cui però segue donna h 4 scacco e ora il re nero è veramente alle strette. Che si può fare? Non è che ci siano molte opzioni, perché se il re si sposta nei 2 c'è matto subito con cavallo F4. Quindi effettivamente l'unica è quella di frapporre la torre. Però cavallo per D4 difeso dalla donna ora che è proprio passata all'attacco e supporta pure i propri pezzi. È scacco. Come si fa a parare questa mossa? Beh, ci sono in realtà vari modi. Um, per esempio, probabilmente quello più efficace è quello usato in partita con alfiere 2. Almeno finalmente si toglie questa alfiere di mezzo. Si fornisce eventualmente una via di fuga al re che potrebbe togliersi da questa scottante colonna E. Le altre alternative ovviamente non è che abbiano un grosso, grosso frutto, perché per esempio dopo cavallo E4 c'è addirittura sacrificio di qualità ulteriore. Perché di fatto se si riprende di pedone, donna per E4, si attacca il nell'angolo, il re è super esposto e qua il bianco non si salva. Se viceversa il re prova a darsi alla fuga, donna F4 scacco. E comunque non la va a raccontare perché a questo punto ha comunque tutti i pezzi del nero che possono giungere in attacco soprattutto anche la torre sulla colonna C l'altra opzione sarebbe frappore il cavallo ma qua subentra un matto spettacolare visto che la torre in F2 è inchiodata dalla donna ok quindi scelta saggia un po però disperata quella di giocare all'Alfere in E2 il bianco resta ancora completamente bloccato con ben due inchiodature letali sul proprio re. Si prosegue comunque con cavallo per f3, visto che l'alfiera è inchiodato eppure la torre. Niente può frapporsi tra l'equino e il re avversario, che è costretto a spostarsi in f1. Donna h3 scacco ancora una volta, non ci sono opzioni. Torre g2 unica, semplicemente la torre rimane inchiodata, si sposta solo di lato. E ora subisce pure l'attacco con cavallo h4. Ok, il nero sta veramente stringendo la morsa. L'unico pezzo non attivato è questa torre, ma effettivamente potrebbe attivarsi pure attaccando la donna avversaria. Ehm, per cui, intanto, qua il bianco deve difendere questa torre, e lo fa con torre hg1 e ora torre ad8, effettivamente. Il nero porta a compimento i suoi piani malvagi di sviluppo, attaccando pure la donna. Questa si sposta in uno nella speranza di poter poi girare in G3 per togliere di mezzo questa fastidiosissima regina avversaria, ma ciò non, può, non avviene, grazie a Kasparov che gioca a torre D3. È vero, la torre è impresa? però in realtà, eh, non è che il bianco possa lasciare così a cuore leggero la propria donna sotto le grinfie della torre per cui per prima cosa donna f2 quindi a questo punto sembra effettivamente minacciarsi al fiere per d3 blocca possibilità di gioco come eh, torre f3 quindi il bianco sebbene chiuso completamente in difesa pare avere speranze di poter resistere la realtà però è molto dura povero magherranov perché qua arriva cavallo f3 Ok, questo cavallo è impresa veramente del mondo, però attacca anche eh, case fondamentali. Per esempio la casa H2, visto che questa torre è inchiodata, potrebbe essere mira delle sue grinfie. Oppure anche controlla queste case qualora il bianco, per esempio, decidesse di far fuori la torre. Qui anzi semplicemente ci sarebbe matto con cavallo per H2, visto che già la torre controlla la casa E1 e E2. Ancora si potrebbe pensare di far fuori il cavallo con l'alfiere, però torre per alfiere e poi la donna resta anche data sul re. Non è che ci sia veramente molto da fare, ovviamente non se ne parla proprio di prendere di donna, perché dopo torre per f3 scacco, alfiere per f3, donna per f3, comunque il nero resta un vantaggio materiale. Per cui che si fa? Si tergiversa, la torre era minacciata dal cavallo, si prova a spostare un h1, tanto al momento non c'è più bisogno di difendere la torre g2. Però il, bianco, il nero continua con l'attacco. Torre D3. e 3. Ok. Quindi nuova linfa per l'attacco stavolta sulla colonna E da parte di Kasparov. Il problema qua è che il bianco non può praticamente giocare niente di sensato. Per esempio, non può spostare l'alfiere perché altrimenti le torri entrano in prima traversa, non può spostare il cavallo perché altrimenti l'alfiere cade. Non può spostare questo pedone. Altrimenti cade il cavallo, la donna qui. Non si sa bene dove possa andare. Potrebbe fare un tentativo, per esempio, donna G3, ma finirebbe sotto un attacco di scoperta con scacco. Quindi anche questa donna è abbastanza mobilizzata, non può tornare indietro perché sarebbe presa dal cavallo. Che altro c'è? Questa torre è inchiodata assolutamente sul re, quindi non si può muovere. L'unica scelta è fare o spingere il pedone A o rispostare la torre H. Venne scelta la seconda. Ora è un po' questa è una scelta un pochino dura perché questa torre andava pure a difendere il per un H2. Però eh, francamente il bianco non è che abbia più tante carte da giocare. Viene giocata quindi torre HG1. Qua effettivamente cavallo per H2 è una possibilità ma alla fine semplicemente il re bianco si sposta. Rimane sempre nei guai. Mm. Ma si può continuare con un cavallo F3 e proseguire l'attacco, eh, anche in questo caso il bianco non dovrebbe avere grosso scampo, però Kasparov decide di tergiversare ancora, gioca Re H8 giusto per togliersi l'offizio di levare il Re da una colonna dove potrebbe prendere uno scacco, nella malaugurata ipotesi che questa inchiodatura su G2 venisse meno. E ora nuovamente Torre H1 per non sapere che meglio fare e viene giocata la spinta B5 a questo punto Mamgranov veramente abbandona perché l'idea di Kasparov è semplicemente quella di spingere B4 per togliere di mezzo questo cavallo, unico perno che riesce a reggere la difesa dell'alfiere e poi dopodiché tutta la struttura del bianco crolla. Inutile qui, per esempio, giocare a 3 perché semplicemente il nero può spingere a 5, dopodiché nessuno nel mondo potrà mai impedire questa mossa B4. Notate che non si può spingere questo pedone perché comunque cade il cavallo. Alternative? Piuttosto che giocare a 3, magari cavallo per b5 lasciando il povero Alfiere in pasto, purtroppo questo non è sufficiente, nel senso il bianco ha pure la donna sotto e se si sposta c'è pure la torre dietro, quindi eh, diciamo la posizione è completamente compromessa. E ancora donna g3 non è giocabile sempre per via di questa scoperta e il bianco non può permettersi di perdere la donna per la torre. Bene, abbiamo quindi nuovamente visto il piccolo orco di Baku già alle prese con grandi campioncini che eh, dà sfoggio delle proprie qualità d'attacco come insomma siamo poi stati abituati a vedere in molteplici molteplici partite nel suo futuro anche da campioni del mondo di lì a poco. E il povero Magherranov in questo caso dopo un po' di battaglia strategica a 100 scacchiera si è ritrovato purtroppo con il re in una posizione centrale che Kasparov è riuscito a sfruttare tramite manovre strategiche e sacrifici veramente da Urlo fino addirittura a portare il proprio avversario in una specie di posizione di Zuzwang quasi in medio gioco incredibile ok quindi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo a presto e ciao ciao